Bentornati con noi, amici e amiche della libreria. Si avvicina la notte più stregonesca dell'anno, per cui oggi vediamo insieme qualche suggerimento letterario per chi vuole immergersi appieno nelle sue atmosfere da brivido. Quattro opere di due autori e di due autrici che penso sapranno soddisfare gusti diversi. Per chi vuole un classico di ambientazione gotica, il mio suggerimento è I misteri di Udolpho di Anne Radcliffe, il suo capolavoro. Come atmosfera e tipologia di trama, si avvicina al suo predecessore, il castello di Otranto di Walpole. Ci sono viaggi, castelli e sotterranei misteriosi, eventi soprannaturali che incorniciano le vicende di un'eroina imprigionata dal malefico zio che lotta per ricongiungersi con l'amato. La penna di Radcliffe è assolutamente celebre, è tra i pionieri del genere, ma un piccolo avviso. Il suo linguaggio, essendo che il libro è stato scritto nel 1794, è fiorito, ricco di descrizioni, lontano dall'attuale, per cui per il lettore odierno può richiedere un po' di pazienza prima di decollare. Per chi ama invece leggere in lingua originale e in generale ama la complessa e bellissima arte della traduzione, è arrivato questo bel libricino Einaudi, Abitazioni immaginarie. Ci offre l'opera di traduzione di Charles Baudelaire dall'inglese al francese di due racconti del maestro dell'orrore psicologico Edgar Allan Poe, con note in italiano. Vedete, sono veramente scritte in piccolo. Baudelaire professò una speciale reverenza per il quasi coetaneo scrittore americano. Sentì una comunione di poetica, di passioni, di stile, rimase folgorato dai suoi lavori e tradurre le sue opere per renderlo noto al pubblico francese divenne quasi una sorta di missione. Per i nostalgici delle atmosfere horror più tradizionali, invece, suggerisco Le notti di Salem di Stephen King. Siamo in un villaggio del New England, c'è una casa maledetta e l'arrivo di uno straniero dalle abitudini piuttosto notturne, non convenzionali, diciamo. Attenzione, il titolo può trarre in inganno, non tratta di streghe, quanto più di influenze di tipo transilvaniano. C'è un dichiarato homage al Dracula di Stoker in queste 400 pagine di suspense, tensione narrativa e inquietudine, reso ancora più forte dal contrasto del soprannaturale nella cornice contemporanea. Per chi invece ama racconti minacciosi, ma non prettamente horror, diciamo sottilmente inquietanti, suggerisco Gli uccelli di Daphne du Maurier. In questa piccola edizione Sellerio trovate due racconti, Gli uccelli e Le lenti azzurre, entrambi ambientati in un'Inghilterra novecentesca. Se il titolo Gli uccelli vi dice qualcosa è perché questo breve capolavoro di Du Maurier è stato trasposto in chiave cinematografica niente di meno che da Alfred Hitchcock, il che la dice lunga sul talento della scrittrice. La scrittura è magistrale, il suo sguardo sulle persone e sugli esseri umani affilatissimo. In poche pagine riesce a stravolgere la normalità delle premesse e destabilizza il lettore con situazioni da mondo alla rovescia, che non trovano chiara risoluzione e in cui il mondo animale è simbolo e agente di scomode verità. Ci si trova coinvolti. La suspense non permette di staccarsi dalle pagine. Con Gli uccelli, peraltro, la scrittrice è abile anticipatrice di forti tematiche ambientali. E chiudo con un libro di saggistica perché è un titolo davvero molto valido per chi vuole approfondire i temi dell'immaginario collettivo legato al soprannaturale.
quindi spiriti non morti, streghe e lupi mannari e tanto altro ancora. Jean-Claude Schmitt tratta di questi temi, è uno storico francese specializzato in Medioevo, tratta innumerevoli figure e tradizioni del nostro folklore che ad oggi sono ormai ignorate o addirittura dimenticate, ma che da qualche parte persistono. La notte di Tutti i Santi riacquista così il suo significato profondo, da leggere per chi pensa che Halloween sia una festa americana. Vi lascio con qualche immagine della nostra vetrina a tema. Se vedete qualche libro che vi interessa, contattateci e ve lo metteremo da parte.